non solo sport ai prossimi mondiali di calcio in Qatar, ma anche tanta tecnologia, dalle infrastrutture intelligenti ai sistemi all'avanguardia nella climatizzazione degli stadi. La Coppa del Mondo 2022, alla quale purtroppo l'Italia non parteciperà, sarà l'occasione per le innovazioni della Qatar Science and Technology Park di lanciarsi sul palcoscenico internazionale. Cominciando dalla promozione al turismo in Qatar che daranno i mondiali. B&B permette di scegliere tra centinaia di esperienze da fare nell'attesa della partita, da una gita nel deserto a mangiare cibo locale a cena con una famiglia araba. La piattaforma mette in contatto il turista con chi offre l'esperienza e permette di prenotare. B&B, sebbene nata in Giordania, è stata potenziata in Qatar in quanto vincitrice del bando Challenge 22, che supporta quei progetti che porteranno innovazioni ai prossimi mondiali di calcio, ai quali si aspettano oltre 2 milioni di visitatori che passeranno dall'aeroporto di Doha. Emma è il gestionale potenziato dall'intelligenza artificiale che permette di ottimizzare i consumi energetici durante i momenti di picco negli arrivi e partenze. Tutto su cloud. Il paese sta accogliendo più turisti in un mese di quanti ne ha avuti in tutta la sua storia e chiunque cammini per la città nota che è un enorme cantiere. Skystruct è il sistema che permette di coordinare tutte le parti della costruzione di un nuovo edificio, dalla pianificazione alla gestione contabile. Scora è attiva nel settore dello sport tech, è un'app sviluppata in Qatar che rende più inclusiva la carriera dei calciatori, soprattutto in contesti marginali come quelli del mondo arabo. L'intelligenza artificiale dell'app aiuta i calciatori emergenti ad entrare in contatto con i procuratori o le persone chiave nel mondo del calcio. Il Qatar Science and Technology Incubation Center è il programma che supporta la crescita dei progetti tecnologici nel paese e lo fa con finanziamenti, alta formazione, la facilitazione di contatti con il tessuto economico locale, ma soprattutto con un ufficio nella prima free zone del Qatar. Damiano Crognali, SkyTG24, Doha.